Buonasera mister, complimenti. In una giornata forse non brillantissima, però avete allungato la striscia positiva, non avete preso gol per la seconda gara consecutiva, i numeri vi danno ragione in pieno in questo percorso, vi presentate all'ultima giornata delle credenziali molto importanti. Oggi nella prima parte è stata una partita molto impegnativa, si è aperta e alla spalla ci ha messo la corda, nel merito anche degli avversari che erano vivi e non era semplice. Noi abbiamo avuto un buon approccio, poco concreti, e quando poi la partita si è tenuta in quei momenti aperti abbiamo rischiato, effettivamente abbiamo rischiato anche su qualche pallina attiva. Poi il secondo tempo un po' più tranquillo, blando, e lì abbiamo avuto però oltre al rigore altre situazioni in cui insomma meritavamo di andare in vantaggio. Cambi importanti e vengono arrivati decisivi oggi. Quello dicevo ieri, per me non sono cambi, devono stare tutti dentro e uno gioca inizialmente, qualcun altro entra e le partite bisogna portarle a casa, vincerle, e mi dispiace per il club, per la spalla, per i tifosi, per la città, ma sono sicuro che avranno le possibilità per ritornare nella categoria. Sandro Pivano. Senti, è stata i primi 20 minuti il Parma giocava un bel calcio, un po' troppo lezioso, cioè non concreto. Perché si pensava che fosse semplice, ma il campo era veloce, bello e avevamo qualità per fare le cose, le giocate, però poi bisogna fare gol, altrimenti tutto questo era... Sì, vero, avevamo una buona gestione, buona qualità, arriviamo dentro l'area e lì bisogna determinare, bisogna sfondare. E lì, in quella parte siamo stati un po' troppo leziosi. Invece, secondo me, c'è stata anche una gestione importante delle emozioni, perché non era facile giocare in questo stadio, con queste contestazioni. Il Parma è stato giustamente distaccato e ha fatto la sua partita. Dopo, nell'intervallo, ma anche il secondo tempo, ho visto una squadra molto un po' più dentro la gara, senza farsi condizionare dalle situazioni, da quello che c'era intorno. Sapevamo affrontare una squadra che comunque si giocava all'ultima chance e nella prima parte hanno spinto moltissimo, il secondo tempo è stato un ritmo un po' più basso, in quel caso noi siamo stati un po' più lucidi, un po' più sereni e nelle occasioni, nel momento opportuno abbiamo trovato il guizzo e l'opportunità poi di fare. Faccio l'ultima da parte mia, venerdì sera hai questa possibilità anche forse di giocarti il quarto posto, no? Non si molla mai in questa stagione, non c'è un attimo di respiro in vista del playoff. Chi può respirare in questo caso forse l'unico è il Frosinone, il Genoa, gli altri che non hanno l'obiettivo, ma noi abbiamo un obiettivo diverso, che è quello almeno di giocarci la terza vittoria di fila, e questo noi dobbiamo pensare a quello. Affrontiamo una squadra non in salute di più e riesce a fare 3-5 gol a chiunque, quindi venerdì è una bella sfida, un bel ambiente, mi auguro insomma di trovare un Tardini bello pieno. Fava. Mister, buonasera, complimenti per la vittoria. Parmi sarei utile da 7 partite consecutive, ma anche dopo tanto tempo anche 7 partite in gol. Quindi è risolto il problema dell'attacco, si sono risolti i problemi della squadra? Se noi l'abbiamo definito, no, ma noi abbiamo avuto delle difficoltà, delle situazioni di se vogliamo parlare di continuità. Io vedo una squadra anche al di là di quello che è stato, che è più dentro e migliorata la condizione di tanti giocatori che nella prima parte o comunque piano piano stanno ritornando, e quindi tutta la squadra, mi dispiace per l'infortunio di Christian, però da qui in avanti ancora di più tutti dentro, anche quelli che ripeto sono fuori, perché bisogna, una partita la può decidere chiunque. Ecco, ha citato lei Nelson Saldi, le chiedo se tornasse indietro, se lo rischierebbe Ansaldi? A vedere la situazione, certo che no. Come sa?
avuto un problema da valutare, quindi. Le chiedo, è un Parma diverso dopo Con? È vero che sono rientrati praticamente tutti i giocatori, anche fuori di Valenti, sappiamo, per lungo infortunio, sono arrivati i risultati, ma per far sì che arrivassero i risultati dopo Como è scattato qualcosa? Tante situazioni, noi siamo figli, questo lo ripeto, lo ribadisco, dei nostri mesi, il nostro percorso è partito a luglio, piano piano, con grosse altalene su e giù, e Como è stata una bella sveglia per tutti, forse dove è stata una prestazione dove veramente senza energia, senza animo, senza cuore, lì probabilmente, sicuramente è dato una spinta per fare meglio. Oggi sugli scudi Camarà e Zanimacchia, che sono entrati dalla panchina, hanno risolto questa partita che era piuttosto ingarbugliata. Ormai su Camarà siamo abituati a vederlo con questo ruolo da subentrante. Zanimacchia se lo sta ritagliando oggi, però è stato anche più incisivo e anche più generoso, perché poi alla fine ha fatto poi dei recuperi importanti. Stanno bene, io ho visto bene anche Miaila, mi è piaciuto. E l'inserimento anche di Boni per i pochi minuti. Già domani dobbiamo pensare a un'altra gara, quindi tutti dentro, tutti insieme. Poi alziamo la testa al 19, solo per qualche minuto. Senti, in tribuna c'era il nuovo manager della parte tecnica. Secondo te cosa ha pensato vedendo il Parma di oggi, visto che credo sia la prima volta che lo vedo? La domanda va rivolta a lui, quindi forse meglio lui.